mio nonno, mio padre e poi l'ho già fatto pure io questo. Ma diciamo che è una tradizione di famiglia, cioè una cosa che è rimasta da mio padre, cioè, ho cercato di mantenerla io, questa. Io ho munto la pecora, tenia 6 anni, con mia madre, e mia madre non voleva. Io intestevo di mungere le pecore. Allora, in genere, giù, quando si è sposato, era piccinino, allora mi baciava su, sua mamma. E ci siamo continuati a quagliare sempre pecore. Ho vissuto sempre da piccolo in questo settore, ho fatto sempre il pastore, ho fatto sempre il formaggio. La mattina alle 6, 6 e mezza, di prima mattinata, la prima cosa è la mungitura, poi si fa la trasformazione del latte e si porta al prodotto caseale. Poi, dopo che si è fornito di lavoro, si dedica agli animali, al pascolo, alla stalla e poi ritorna la sera, un'altra volta verso il 5-6, un'altra volta la mungitura e un'altra volta i lavori della stalla e via di seguito. Bah, non è un mestiere speciale, però è la passione degli animali. Non è un mestiere, è un mestiere, cioè un po' sporco, si lavorava, non c'era né domenica, né Pasqua, né Natale, tutti i giorni si doveva lavorare, si veniva in montagna. La cosa bella che a me mi piace è quando tengono, non so, a cragnello, me ne prece su, a quando già mungio, non ci scorge, avrei come la magra, mungio la pecora, forte. Questa è la passione mia, quando esce gli agnelli, tutto bello, c'entrano come un portuale, poi ne esce, non è che ne dava uno a uno. Capo! Ancora tengo una quincina, che passione che si è abituata. Sono 34, non è che sono tanto piccoli. Ma tengo tanta passione ancora mo. Dice, non mi tenete più, oi, a che già vai? Sì, sono abituato. Se mi faccio stare un po' di tempo, mi faccio stare buono. Pure fino a 100 anni ci guardo al pecore. Questa è la passione, sì. Hai capito? Questa è la bella cosa. Che mi piace, sono appassionato. Io mo, quando vado al pecore, che metto la frisca sotto la pianta, no, sempre c'è adesso. Non è che bisogna uscire qua. Prendeva gli agnelli, faceva il formaggio, formaggio caprino e formaggio pecorino. Faceva pure il formaggio a pasta molla. Ma come minimo erano 150 pecorini. Io inizio perché sotto poi perfino a 30-40 litri di Il latte latte, di facendo il giorno. guaranone, quello che squischia fuori. Dai 40 di guaranone 30 litri circa. Qual è, 8 giorni di figlio, che tenia 20 pecore, perché so, a due crappi, 20 pecore. Allora mi sono andato con la Caterina a chiamare. Chi faceva che sei scatoletti, quali altri che so, chi dice che sei pecore? Allora faccio sto giro, quali segnasse per la Si guaterra. imprestava e poi si ripigliava. Imprestasse un lotto e poi te lo Mi tasse il nostro rimettevi. familiare, quagliarmi, E tutto è chiamarmi andato la avanti sempre Caterina, così. con la secchia, teniamo la secchia a posto, che, con la secchia, teniamo la secchia a posto che E la allora nessuno misura, fa. no? Che potessi mettere, ognuno la schia su una secchia, tutta comprata, unita, andava a cercare la misura, che misurarmi il lotto con la Caterina. Qua bisogna cacciarne per ogni quagliata tra 4-5 kg al giorno. Poi certo che si quagliava 3-4 mesi di continuo, non era, e allora si faceva più lungo. Ma solo che ora non si vende più. Ma Formaggio ma poco. non si vende nemmeno che facciamo, facciamo per noi e basta, non Poco, facciamo ma non se ne Ma oggi come oggi, mica se facciamo in campagna non si faceva prima, capito? Con un cappotto a rotola. Come viene a piovere, le pecore sono già andate alle ozze. Ma tanto mettermi sotto l'acqua, altrimenti come calare l'acqua da Lucia, non mangiare, ma per noi stiamo mangiando pure le pecore. Manco mangiare, io mangio già. Oi.
Ma mo no. Mo ci sono le comunità. Uno solo può tenere quando vuole. Uno solo può tenere 300 pecore, 300 pecore, però a tenere comunità. Il pecorino deve essere in base a quello che mangiano le pecore, cioè l'erba, tutto quello che mangiano, quello è il sapore del pecorino di filiano. È un sapore buono, non deve essere salato, e ci si devono sentire degli aromi dei pascoli. Sì. Monte Caruso, piano della Grava, è l'uomo Caruso qua, piano della Grava. Negli anni 60, più o meno, appena dopo guerra è venuta la fine. In questa zona c'erano 200 mucche, boscaiolo. Poi, quando questi boscaiolo, il bacco boscaiolo, si portarono alla Puglia, e c'era la fine degli animali in questo bosco. E belle volte c'è la mandra vecchia. La mandra vecchia qua sopra, il giorno che erano fino a 6, 7, 8 pastori. Qua che era solo qui, questa era la zona mia, era solo qui. Ma te c'è una pace in campagna, morti mi dai recinti, allora sì che ne avevi il pecore. Quando ero arrivato fino al giugno, ho venuto a formare. Te ne facevamo la giornata, c'era una pace 150 pecore, Pasqua che erano grossi, allora c'è una pace così. Ce n'è tanto, ecco. C'è il trifoglio bianco, maggio, questa è la mille fiori. Maggio era la montagna tutto bianco, trifoglio bianco a parte, come tutti gli altri trifogli. Questo non lo so come si chiama, non lo so spiegare, la conosco solo per la guardare il formaggio. Poi c'è un trifoglio, un facco simile, un trifoglio pratenzo, trifoglio bianco, trifoglio sotterraneo, c'è un trifoglio sotterraneo, dopo falciato l'animale mangia la radice proprio in questo piano, mangia la radice questo trifoglio, che è utile, buono, dolce. Ma le pratiche c'è una su di tutto, è quello del pascolo. Quello di utilizzare i pascoli delle nostre zone che in passato sono stati oggetto di studi anche da parte dell'università, degli studi della Basilicata, pascoli soprattutto i primaverili che hanno delle essenze eccezionali, basta pensare a timo o altre erbe. Se invece gli allevatori non portano gli animali a pascolo e alimentano gli animali soltanto con i mangimi di produzione industriale, sicuramente non si avrà un latte e un prodotto poi profumato. La transumanda, a novembre, a dicembre, gli anni gli animali ne c'erano la pure. Se c'erano 4 giorni, quando si bloccava con la neve, fino a 4 giorni per arrivare a destinazione. Eravamo 2-3 cugini, 700 pecore c'erano. Allora 5-6 persone sulla transumanda. E i muli, i cavalli, alla sosta. Il primo giorno, la prima notte al mondo di Venosa, sulla strada ribacante di Venosa. La seconda notte, il chiano di Cerendina, dopo Venosa. La terza notte, alla Vaccareccia di Cossendino, nel comune di Banzi. La quarta notte, a destinazione. Sono finito. A Stelpiti c'erano 1500 pecore, ora ce ne saranno una cinquantina. Allora, io la maggior parte della pecore è merenizzata, la razza merenizzata italiana. Come animale solo pecore, cioè, gentile di Lucano.
che è sicuramente una razza, come ho detto, molto rustica, molto frugale, che produce non tantissimo latte, ma sicuramente di alta qualità e che porta dei profumi e dei sapori speciali al pecorino. Storicamente che si è adattata a noi, si è adattata così bene, ed è tanti anni che sta da noi, che alcuni dicono di gentile di Lucania, però era gentile di Puglia. Si è adattata molto molto bene ai nostri territori per tutta una serie di motivi. Primo, è una razza di pecora che ha delle gambe, diciamo, forti, per cui visti i nostri terreni e atteso che qui prima non c'era alimentazione di tipo industriale, andavano al pasto, quindi una grande camminatrice. E poi è una razza che si accontenta, mentre al nord danno mais e c'è sempre verde come in Francia, da noi non è sempre verde come si vede, no? E quindi è una razza che, diciamo, si sa accontentare. E poi produce un latte abbastanza grasso che è buono per la produzione di formaggio. Nel territorio lucano e nel territorio della nostra zona sono allevate anche delle altre razze specifiche, tipo la comisana, che è un animale un pochino più spinta verso il latte, e tutte le razze da latte della Puglia. Questo sono pecore vero spagnolo. Non so quel pecore che moscio, quello, curato. Che non mi fare quel pecore. La spagnola è la miglior pecore. Sono 130, a 10 gradi, a 8 mondoni. Capito? Più per la carne. Faccio figliare due volte il pecore. Capito? Per Natale me la fagliai. E per Pasqua venne un'altra volta. Ma faccio un sacrificio. Lo faccio io. Non mia figlia. Il fumaggio faccio proprio lo sandir. Pesteci al quaglia. Non quelli comprati. Quelli che hai lo stesso. Questo. Si scalda il latte, quando è la temperatura giusta, che non deve essere né caldo né freddo, allora tendiamo la quaglia. Adesso, mille la quaglia, riposa, poi quando hai fatto la quagliata, la sfaglia, a tirare il formaggio, sempre da quelle cose facendo grosse. Allora, mentre facevamo la ricotta, dopo il formaggio facevamo la ricotta. Poi tra la ricotta, quando era fatta la ricotta, si chiamava a cuocere il formaggio da sera e venti. A cuocere il formaggio tanto tempo. Più cuocere, sfardai il formaggio, che era cuocere. Ecco sì. A me è meglio, mi dice il formaggio, quando la prista faceva tutto. Trovava la doccia. Tutte gocce per andare al formaggio. Io mettermi la ricotta. Segnia uno di questi ricotti, segnia questi qua che ne ricotti. Questo facciamo il fascicolo. Questo giorno comprarlo, non c'è il fascicolo apposta. Io c'è il fascicolo. Dopo maggiormente qua verso la Velliglia, non è la Velliglia. Li fascillate, chiamate, li fascillate con i fascelli, quando è bello. Ma tanto in genere, Palasco facciamo sempre da questo. È un prodotto che ha una lunghissima tradizione, millenaria. Sappiamo perfettamente che Fidiano, negli anni 50, per esempio, c'erano circa 30.000 capi di bestiame, di pecore, ed era un centro di eccellenza, di produzione e anche di commercializzazione di questo prodotto. La nostra regione nel 99 ha fatto una legge, la legge numero 1 regionale, che consentiva la produzione di formaggi, per cui anche il pecorino di Fidiano, utilizzando attrezzi ancora di legno, non attrezzi in acciaio. Quindi sicuramente non è difficile. Però occorre avere un allevamento, un buon pascolo e la produzione di latte. Allora, i prodotti che facciamo è il pecorino di Fidiano, solo il pecorino. Cioè il pecorino lo faccio da marzo, appena quando
per Pasqua che hanno venduto gli agnelli fino a metà giugno, poi non ritiro più latte di pecora. Solo in quel periodo lo faccio, il pecorino. Però c'è una mattina andiamo a prendere il latte deve essere fresco, se no non lo accettiamo. Latte la sera, la mattina e deve essere refrigerato. Viene la sua lavorazione e il prodotto si vede che è il prodotto che esce, se no lo stiamo dimostrando. Stiamo... Naturalmente il latte fresco, tenuto bene anche da, dai clienti. Riscaldato viene portato a temperatura di 38 gradi il latte, poi si aspetta una mezz'oretta. Dopo si dà la rottura alla cagliata, si aspetta che si riposa un po' la pasta e poi viene messa nelle forme man mano. Dopo 24 ore dalla trasformazione va in salamoia e sta per 12 ore a chilo in salamoia, poi dopo che sono trascorse le ore si tira fuori dalla salamoia e si mette ad asciugare. Poi quando è asciutto, dopo 2-3 giorni, si mette sui scalfari a farlo stagionare. Da così pure già 2-3 mesi già è abbastanza buono. C'è una differenza sostanzialmente minima, nel senso che noi la tradizione che abbiamo per la produzione del pecorino è del pascolamento, mentre prima si privilegiava i grassi nel latte per avere maggiore quantità di prodotto, noi abbiamo fatto qualche aggiustamento da questo punto di vista e abbiamo privilegiato le proteine nobili che ci sono all'interno di queste essenze dei pascoli, in modo tale che abbiamo meno grassi, certo meno prodotto, ma di grande eccellenza. Perché gli studi dicono che anche il formaggio ha delle sostanze, soprattutto quelli che hanno transumanze, quindi pascolamento senza alimentazione artificiale come si è fatto fino a qualche anno fa, hanno delle sostanze all'interno di questo prodotto che è il benessere della salute della persona. È stato un percorso lungo di quasi 5 anni, abbiamo lavorato tantissimo con l'amministrazione comunale di Figliano in particolar modo, ma anche con gli altri comuni come la Regione Basilicata e con la provincia, e nel 2007 per fortuna siamo riusciti ad avere la denominazione di Regione Protetta. Sì, il Consorzio di Tutela del Pecorino di Figliano oggi ha un ruolo fondamentale come consorzio di tutela oggi, insomma, il riconoscimento europeo e il riconoscimento ministeriale dei consorzi di tutela hanno un valore centrale oggi più che mai, vedendo anche la nuova PAC del futuro che partirà dal 1 gennaio 2014, che è improntata specialmente sulla qualità, sui prodotti a marchio e sui consorzi di tutela che andranno proprio ad agire sulla tutela dei consumatori, ma dello stesso prodotto di qualità e delle stesse aziende all'interno del consorzio. Ne sento parlare per due motivi, uno perché per il ruolo che svolgo nell'ASP e l'altro perché, diciamo, anche se non faccio più il veterinario di campagna, sono sempre attento a quando succede e viene sul mio territorio. I progetti che io ho sentito che il consorzio porta avanti dovrebbe inserirsi in questo PIF di filiera del latte, e ho visto anche la promozione che il consorzio ha fatto con dei Debriant. Questo è quello che devo rimarcare con molta tranquillità, che diciamo questa azione, quest'opera che pure il consorzio mette in piedi, gli allevatori non sempre ne derivano un grande beneficio e non sempre sono entusiasti di quello che il consorzio fa. Diciamo il consorzio non ha per favorire i produttori, questo è il problema. Ho dato dimissione perché le funzionalità del consorzio non mi piacevano. Il consorzio voleva stare sulle spalle di chi sapeva fare il formaggio e nient'altro, cioè non guardavano solo
andavano solo da chi sapeva far formaggio, ma dagli altri non si interessavano. Sì, però noi produciamo pecorino, facciamo tutto, ma non abbiamo il DOP. Allora, per il momento ancora no, perché ci vuole un'autorizzazione e ci vuole il timbro, diciamo. E allora ancora non siamo completi per questo. Oggi il consorzio si fa carico di queste spese, però i costi del 20-25% per ogni azienda sono veramente tanti, e in un momento come oggi l'azienda non fa reddito per sé, figuriamoci se ha quel 20-25% in più per sostenere la certificazione. Io credo invece che deve essere diffuso, nel senso che tutti, anche dal piccolo produttore che ha 50 pecore, dovrà avere la possibilità di poter marchiare il suo prodotto, tutto quello che produce, col marchio DOP, perché di fatti è già DOP. Sono stato parecchi tempo. Sono giunto sempre alla sagra, mia figlia si è vestita con il mio padre, se veramente, si vestiva bianca, vestita col costume rosso di prima. Potremmo dagli cisti, tutto il formaggio, dagli cisti potremmo alla sagra. Non era c'era il numero, sopra le banche, a mettermi il formaggio sopra. Ma è successo tanta cosa bella che la sera in genere ballo, in genere c'è la sagra assaggiata, grati. C'erano parchi che sono Lusinic. Facevano tanto a Pruno. E poi chi veniva alla sagra? Quante volte mi vinde l'aia. L'hanno dato come diritto. Perché era piccolino mio figlio, ma non tenia 5 anni. Ne conosciano, adesso con la sorella. Concetto, cruai una da mia nuvi. Era che qui venne nel pigliare. Ah, qui venne andato a Romania con la pigliare. Facendo 1992 anni, erano che si chiacchia. Adesso con la sorella, qui venne andato a venire nuvi. Era un germe cruani, qui si bella ricordi che mi sono rimuosa. Hanno vinto il mondone. Parecchi anni gli anni. La mia esperienza, la cosa più, la più bella esperienza che c'è stata a noi, che la prima sagra del pecorino di Figliano, io e mia moglie aspettavo pure mia figlia, eravamo un po' sacrificati perché noi non sapevamo come comportarci le prime acque, diciamo così. Allora c'era Pace, che era un lupo ai confronti nostri, c'era Piano della Spina, la stessa cosa, e noi eravamo piccoli, eravamo la cosa che proprio ci ha fatto emozionare, siamo rimasti emozionati, e che la prima sagra l'abbiamo vinta noi, dicendo, cioè, siamo rimasti male per la bella burrata che abbiamo fatto. Praticamente è stato l'obiettivo delle amministrazioni comunali del tempo che per raggiungere e per dare la possibilità agli allevatori e di migliorare le loro condizioni di vita e le loro greggi, hanno appunto istituito e pensato di fare questa sagra del pecorino per esaltarne i prodotti praticamente che si venivano ad avere con questi animali, migliorarne la qualità sia degli animali che dei prodotti stessi. Sì. Grazie alla, e va detto questo, all'intuizione prima del professor Sum, compianto professor Sum e poi del altrettanto compianto sindaco Bardi, si decise di fare uno studio sempre a favore degli allevatori. Cioè, abbiamo tanti allevatori, che possiamo fare affinché questa sagra lasci un segno? E d'accordo con l'Università degli Studi di Napoli, Federico II, la facoltà di veterinaria, fu fatta una ricerca nei parassiti.
e facemmo questa, questa ricerca sui, sulle parassitosi gastrointestinali negli ovi caprini. Uno studio da cui poi nacque una legge, la legge regionale 37, per cui in sostanza la regione attraverso le associazioni allevatori finanziava gli allevatori che volevano fare il trattamento contro le verminosi. Per 2 anni fu gratis, i soldi li mise il comune, poi comparteciparono anche gli allevatori e ancora oggi quando alcuni professori universitari, il professor Gringo per esempio, parla di parassitosi gastrointestinale, devono sapere i nostri allevatori che fa riferimento a quello studio. No, appunto, avendo praticamente conosciuto i momenti iniziali della sagra e i punti di partenza, sono contento che appunto abbiamo migliorato praticamente le razze degli ovini, la qualità del formaggio e in più sicuramente è aumentata anche l'amicizia e l'interesse fra le persone che suscita appunto la manifestazione. Sì, sì, l'ho aiutata assai, non ho piccata, ma mo no, so perpeco, tutto. Non è una farsa lenga gratissima, io voglio pure pagare, però non è come una tava. Quando siamo abbiati con un bancariere di piccinini, un bancariere di niente a mancare, però piano piano, piano piano, eravamo arrivati quasi agli cieli, ma mo, già fino. Allora, noi abbiamo sempre partecipato, quando fino a quando il prodotto c'era, quando non ce n'è purtroppo non possiamo partecipare. Non lo so, io non sono da 20 anni che non partecipo. Penso che non sono peggiorate, sì, migliorate no. Io non ci vado, ma sono peggiorato. Non ce n'è formaggio filiano, la nomina viene da me. Tutto, hanno rovinato tutto a fare questo consorzio dei formaggi pecorini. Ah, per noi non è cambiato niente, è cambiato solo che sta diventando un mercato, solo quello, però non è, per noi è sempre una bella cosa, la sagra per noi ci ha fatto piacere, ci fa sempre piacere. Secondo me, forse non sarò, mi sembra un pochino di meno e sta influenzando, però sicuramente influenza sempre, un pochino specialmente per il commercio e lo, facendo conoscere il prodotto, i vantaggi si hanno quasi sempre. Insomma. Napoli, a distanza di tanti anni, a me è capitato di vedere allevatori anziani che con una pacca sulle spalle, con un sorriso, casomai curvi sui bastoni, dicevano: dottore, vi ricordate quella grande mangiata? Oppure vi ricordate quando suonavamo l'organetto, che lo chiamano sonetto? Sicuramente oggi, con la fretta a cui noi siamo abituati, con l'avere tutti in casa, più che aneddoto, è venuto meno, diciamo, quello stare insieme di un tempo. E io credo che la sagra potrebbe invece creare dei momenti senza nostalgia, ma dei momenti che guardano al futuro, però non dobbiamo immaginare che Filiano venga da New York. Filiano ha delle origini agropastorali ed è bene che, pur guardando al futuro, salvaguardi il suo passato. Allora, prima tante cose non c'erano. Allora, prima si faceva la cosa tradizionale, adesso ci vuole l'attrezzatura, prima cosa, e ci vuole tanta passione e il tempo. I tipi di servizi, viabilità, trasporti,
anche internet, voglio dire, noi siamo qui in un'azienda dove è un'azienda moderna, nel senso che è tecnologicamente avanzata, abbiamo fatto dei grossi investimenti, ma non abbiamo ancora la DSL, siamo costretti con un pennino quando c'è segnale per poter comunicare. Oggi il mondo è diventato piccolissimo, se non ci sono questi mezzi tecnologici, quindi software, hardware e tutto quello che è la tecnologia di trasmissione e comunicazione, diventa complicato raggiungere anche i mercati. L'agnello non ha un prezzo, un macellaio, unico solo macellaio che fa, compra e torna a vendere, poi passa tre mani. E noi non potevamo sopportare queste spese senza guadagno. La lana si regala. Non si vede, non se lo compra. Sai che noi eravamo 5-6 con dollari di formaggio, che c'è mia madre. Ma si vendeva tutto, solo comprare. Questo vuole che non me tene più, capito? Vuole che noi non me tene più pecore. E la realtà è proprio questa. Il piccolo, il medio allevatore, che ha fatto la fortuna anche della sagra di Filiano, che ha fatto la fortuna anche dei nostri territori, perché guardavano i territori, si evitavano che si bruciasse tutto e quant'altro, oggi è penalizzato dal legislatore, proprio perché non c'è una via di mezzo, non viene riconosciuto la persona che casomai sì, io sono pensionato e ho vendi pecore. No, come ho detto prima, il legislatore europeo e nazionale, purtroppo, a volte per una questione anche, come dicevo prima, di mancanza di tempo, di semplicità, copia il regolamento che vale per chi ha 1000 capi. Quindi, purtroppo gli allevatori hanno ragione. Il pecorino è conosciuto, stende di quotare perché non ci sono le quantità, cioè quello è il problema. Allora, difficoltà è vendere il prodotto, prima cosa, mettersi in commercio e tutto quello. Sono il produttore più grosso perché è un'azienda grande, quindi ho più capi di bestiame e produco una quantità decente, diciamo, di prodotto certificato. Il mercato c'è. Non è che non c'è mercato, il problema è un altro, che non riusciamo ad avere dal punto di vista proprio di supporto sia istituzionale, organizzativo e tutti gli altri strumenti che sono necessari per la commercializzazione ad aumentare qui. No, io non credo che la maggiore diffusione del pecorino di Moliterno, cosiddetto canestrato di Moliterno, sia dovuta alla qualità intrinseca dei formaggi, no. Io li conosco tutti e due, l'ASP li controlla tutti e due, cioè gli allevamenti, tutta la filiera del latte fino alla produzione del pecorino, abbiamo autorizzato diverse grotte per la stagionatura dei formaggi, quindi so di che cosa stiamo parlando e non credo assolutamente che sia una questione legata al prodotto, piuttosto al quantitativo di prodotto. Io ho visto che nella zona della Val d'Agri ci sono più giovani, ci sono un numero di allevamenti con una consistenza maggiore e quindi c'è più prodotto e da qui la necessità anche di commercializzarlo e di dotarsi di una rete di vendita più commerciale. Da noi invece il formaggio si è sempre venduto, si continua a vendere e forse non c'è nemmeno tanto questa necessità di una grossa rete commerciale perché il prodotto non credo che sia tantissimo. Giovani che fanno questo, e chi te lo fa? E chi te lo fa? Lo faccio io che tengo 75 anni. Solo io, allora facciamo il formaggio, poi tutta questa... Dalla zona è chiusa. Nessuno è chiuso. Non lo vogliono fare loro questo lavoro, forse sono costretti anche a chiudere, non lo so quando, finché ce la faccio, cioè i miei anni, i miei 68 anni, non lo so, pensionato già da 10 anni, non lo so fino a che punto riesco a fare questo lavoro. Io sono da soli e mia moglie, siamo pensionata da 3 anni e allora gli animali li abbiamo ridotti, eravamo prima 130-140, adesso siamo ridotti a 40.
giusto per comodità famiglia, niente di... fino che ce la sentiamo per qualche altro anno, dopo sicuramente la nostra azienda andrà chiusa, fallita. E i giovani qui nella zona che vogliono fare questo mestiere ce ne sono pochi, e quei pochi che ci sono non lo vogliono fare per motivi che è molto lavoroso e si guadagna poco. Allora, non ci sono perché il motivo è, cioè, è stato dell'abbandono della campagna, perché i giovani tendono a fare altro, perché è molto impegnativo come lavoro e i risultati non si vedono, in poche parole, cioè non c'è resa. Ma non rende, si scoraggiano. Purtroppo i giovani vanno via perché questa è una regione che non offre grandi opportunità dal punto di vista anche di investimenti e di aggiornamento tecnologico per quanto riguarda questo settore, e questo fa sì che probabilmente fra un decennio potrebbero essere pochissimi a fare questo tipo di attività. No, se un giovane fosse bravo in gamba, aumentare non con 100 pecore, con 300 pecore, un operaio buono che non ce ne sono, può vivere. Ma che gli ho consigliato? Se è veramente che vuole tenere quella capa che vuole fare il pastore, sì. Però cosa ne cambia? Se non è niente. C'è bisogno di politiche più strette e più vicine ai giovani, ma questo ovviamente è riferito alle istituzioni, in primis è riferito alla politica, politica che deve stare più vicino ai giovani, istituzioni che devono stare più vicine ai giovani nel supportarli, ecco, non certamente però per fargli un percorso di accompagnamento, per supportarli per quel progetto o di determinati giovani che sicuramente oggi hanno un quid in più rispetto ai giovani del passato, però bisogna invogliarli e seguirli per un percorso di tempo. Ma il consiglio andrebbe dato prima, diciamo, ai nostri legislatori e poi ai ragazzi, però ai legislatori non lo diciamo. Ai ragazzi, uno, di mettere passione nelle cose. Quando si fa un qualcosa con passione, a mio avviso, si finisce sempre con riuscirci. Due, aprirsi il più possibile al confronto, non avere paura o timore di chiedere un consiglio, una notizia a un allevatore più grande o più anziano, oppure a un, diciamo, un veterinario. Rivolgersi anche, a mio avviso, alle istituzioni, facendo proprio perno sul fatto che Filiano si vanta di questa sagra. E poi possibilmente evitare passaggi eccessivi. Se io sono un allevatore, produco latte, è bene che io trasformo il mio latte, casomai in un piccolo laboratorio, in un piccolo caseificio, ma evitare i passaggi, perché purtroppo il prodotto diventa sempre più ricco e più costoso man mano che fai i vari passaggi. Quindi produzione, allevamento, latte e produzione diretta di formaggio. Se qualcuno inizia a collaborare, il pecorino potrebbe andare ancora avanti, però se rimane tutto fermo, com'è fermo, penso che finirà il pecorino di Filiano. In questo momento non saprei che mi servirebbe, però diciamo pure un po' di aiuto delle istituzioni, quello è. Parte burocratica, pure un aiuto dal regionale, non lo so. Dare una sicurezza, certezza ai giovani, perché pur lavorando non ricevono il giusto guadagno. In un'intervista fatta ai giovani sono emerse due linee: la maggior parte si dedicherebbe o all'agricoltura oppure al settore del turismo, quindi senza ombra di dubbio, atteso anche che non avrei problemi a commercializzare il prodotto, potrei immaginare, diciamo, di un allevamento ovino. Io sono il direttore del consorzio, ma in primis sono un agrotecnico, quindi provengo dalla scuola, diciamo, agricoltura, e
ci penso ogni giorno, anche perché questo secondo me è il futuro. Avere e impostare un'azienda sicuramente per noi giovani, certo le istituzioni devono fare la loro parte, ma anche noi giovani molto spesso dobbiamo darci una mission differente, non dobbiamo pensare al posto fisso che oggi non c'è più, dobbiamo creare noi delle situazioni sui nostri territori e non dobbiamo abbandonarli, perché i nostri territori hanno tanto e ci possono dare tanto. C'è il PSR 2007-2013 prevede questo tipo di progetti di filiera. Questo consente di aggregare sostanzialmente le aziende che sono sul territorio, di programmare insieme quello che deve essere lo sviluppo per quanto riguarda la produzione di questo formaggio, e consente anche di fare sistema, soprattutto sistema non solo di produzione e di commercializzazione, ma di fare sistema anche finanziario. Ma le pratiche, ce n'è una su di tutto, è quello del pascolo, è quello di utilizzare i pascoli delle nostre zone, che in passato sono stati oggetto di studi anche da parte dell'Università degli Studi della Basilicata, e pascoli soprattutto primaverili, che hanno delle essenze eccezionali, basta pensare a timo o altre erbe. Se invece gli allevatori non portano gli animali a pascolo e alimentano gli animali soltanto con i mangimi di produzione industriale, sicuramente non si avrà un latte e un prodotto poi profumato. La PAC ha modificato, credo che modificherà la prossima PAC, il sistema anche di sostegno all'agricoltura e alla zootecnia, premiando chi rimane a coltivare i terreni in montagna, perché il territorio, se non viene fatta la manutenzione, se non c'è anche la zootecnia che consente di fare manutenzione al patrimonio boschivo e al resto del territorio, credo che i rischi sono altissimi. Ma il futuro del pecorino, così come il futuro, a mio avviso, di tutti, deve essere sempre guardato con ottimismo e con speranza. Guai a immaginare che non ci sia futuro per un prodotto ottimo quale il pecorino. Lo dicevo prima, ottimismo, passione, volontà, e poi dobbiamo dire, insomma, le grandi questioni, le grandi cose belle che la storia ci insegna sono nate proprio da periodi di crisi, perché essendoci la crisi la gente è costretta a industriarsi per vedere come sbarcare il lunare, e da questa costrizione a volte nascono idee positive. Il formaggio, se lavori bene il formaggio, perché il formaggio di montagna, se lavori bene canta, si sente cantare lontano.